Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. In questo video andremo a vedere la prefinale della gara notturna a Lonato. Come avete visto dal video della qualifica, partirò in decima posizione e dovrò cercare di recuperare ancora più posizioni possibili. Non perdiamo tempo e partiamo subito col video. Un bocca al lupo, divertiti. Io sono qua, dove c'è la rete. Quando arrivi, buttami l'occhio. Quando faccio segno così, vai. Dobbiamo restare concentrati e scaldare bene le gomme d'acqua per cercare di partire subito il più forte possibile. È stata una buona partenza. Sono riuscito a mantenere la mia posizione senza farmi superare da quelli dietro, però non sono riuscito a passare i piloti davanti a me. Ora proviamo a studiare Ludovica davanti e proviamo a vedere dove possiamo sorpassarla. Cazzo, ho sbagliato e mi sono fatto passare dal pilota dietro di me. Cerchiamo di recuperare subito questa posizione. Perché? T'ho appena passato, usciamo da una curva e arrivi dietro e mi tamponi? Ok, però, cioè, personalmente non so chi sia quello che mi ha toccato, non l'ho mai visto. Credo anche fosse la sua prima gara, però boh, non me ne va mai una giusta e sono sempre in mezzo alle spighe. Ora sono in ultima posizione, mettiamoci a spingere e cerchiamo di recuperare più posizioni possibili. Finalmente preso alcuni piloti davanti a me, continuiamo a spingere, sorpassiamoli e recuperiamo più posizioni possibili. Fuori uno, adesso ne abbiamo altri due da passare il più presto possibile lì davanti. Abbiamo passato anche Nicole, continuiamo così perché stiamo andando veramente forte adesso. In tutti questi giri ho notato che il motore è veramente una scheggia. Ringrazio Massimo per preparare questi motori così affidabili e veloci allo stesso tempo. Oh, quanto è bello superare al pettine! Mamma mia, mi sta divertendo un botto nonostante mi abbiano tirato fuori al secondo giro di gara.
guardo avanti me lo sono visto volare in testa proprio. Mamma mia che sorpasso all'esterno della quadra. Lì è un punto difficile in cui passare, perché quella curva tende già da sola a buttarti fuori. Immaginate quanto tende a buttarti fuori quando stai facendo un sorpasso all'esterno. Fuori un altro, che sorpasso, che staccata, quanto mi sto divertendo. Gara. Adesso rientriamo ai box e vediamo cosa è andato storto e cosa ho sbagliato. Ok ragazzi, per questo video è tutto. Compatibilmente con i miei impegni cercherò di fare subito il video della finale e cercherò di pubblicarvelo il prima possibile. Seguitemi su Instagram, lasciate like e iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!